Da oltre 4 anni e mezzo cappellano del carcere Le Costarelle di Preturo. Un mondo diverso per chi ha sempre lavorato in parrocchia, difficile di certo ma capace di arricchire un sacerdote che cerca di portare la sua opera di evangelizzazione anche tra i detenuti del 41 bis. L'esperienza di Don Renzo D'Ascenzo è un'esperienza decisamente forte, diversa dalle altre, ma per questo capace di un arricchimento interiore notevole. Ce la racconta con parole semplici, lui che è entrato in contatto con detenuti che si sono macchiati nella loro vita di colpe gravissime, tali da privarli del bene più prezioso per ognuno di noi, la libertà. Che cosa ho imparato? Innanzitutto a non giudicare nessuno. Lo dice il Vangelo, ma poi diventa proprio parte di te il non giudizio, perché il Signore ci raccomanda la misericordia. E poi ho capito che sono persone, né più né meno come tutte, che hanno delle parentesi tragiche nella loro vita. E poi ho capito che sono delle persone ingannate, persone lontane dalla verità. E tutti i loro errori, sbagli, eccetera, sono frutto di ignoranza, nel senso etimologico, del non prendere consapevolezza delle conseguenze di certi gesti. Nella vita di queste persone esistono molte contraddizioni, anche nel rapporto con Dio, ci spiega Don Renzo. Ecco che io, allora, ci dice, cerco di spiegare loro quanto sono stati lontani dalla verità. Il Signore è soprattutto perdono, ed è molto bello, per esempio, quando loro mi dicono: ma allora ha perdonato anche me? Certo che ha perdonato anche te. Quando parlavo della redenzione, del riscatto, ha riscattato anche me. Certo che ha riscattato anche me. Ed io vedo in queste veramente amici il ritorno al sorriso. Hanno un senso religioso molto alto, ma un senso religioso distorto, cioè il rapporto verticale con Dio. E no, io cerco di far capire che noi Dio lo amiamo, lo rispettiamo negli altri, per cui la sacralità del fratello, la sacralità di ogni persona umana. La messa per i detenuti del 41 bis si dice in corridoio. Don Renzo celebra tra i corridoi, tra le celle affilate, una dopo l'altra. A volte però sono gli stessi detenuti a chiedere a Don Renzo di vederlo, di poter parlare con lui, e per questo fanno domanda alla direzione del carcere di poterlo incontrare. E poi, per i detenuti comuni, ci sono moltissime attività. Il teatro, la poesia, esperienze bellissime di arricchimento. Molti di loro riescono a reinserirsi anche nel mondo del lavoro.